Certo, signore, questi sono gli acquisti fumettosi della settimana, signore! Eccoci qua, ragazzi, oggi puntata speciale degli acquisti fumettosi, puntata speciale per due motivi. Perché ci sono due cose, una che vedrete subito, una che vedrete alla fine della carrellata dei fumetti, che sono dei fumetti, una non è dei fumetti, una è particolare, insomma, vabbè, cominciamo perché sono eccitatissimo. Allora, cominciamo subito con questa qui, perché per questa busta devo ringraziare la mia vice direttrice, la mia assistant, che è la mia assistant preferita. Lei dice sempre, ma io sono anche l'ultima, ma questo non sminuisce che tu sia la mia preferita. In assoluto, grazie Benedetta, perché Benedetta è andata in viaggio in Giappone e niente, quindi mi ha portato due cosine, quindi la ringrazio enormemente, quindi perché questa cosa l'ho fatta subito e questo annuncio l'ho fatto subito e questo ringraziamento e comincio proprio con queste cose, perché lei non vede i miei video, non mi fa di vedere i miei video e quindi le manderò il link giusto per far vedere che l'ho ringraziata e visto che all'inizio almeno 3 minuti resisterà, spero. Grazie Benedetta, grazie. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. C'è il numero 1 giapponese di Dr. Stone, eccolo qua, il numero 1 originale giapponese di Dr. Stone. È tutto sigillato, è un po' un peccato, ma io lo devo aprire, voglio vedere com'è. Lo apro, c'è la fascetta così e poi lo richiuderemo, lo rimetteremo imbustato. E poi seconda chicca, abbiamo il numero 1 giapponese di The Girl from the Other Side. Quindi le ho chiesto se mi portava i due numeri 1 in giapponese di due serie che sto amando molto. Questa è la bustina del negozio, eccolo qua, questo negozio è il Ciao Namaya Montanto, eccolo qua, e quindi Musin, e quindi niente, grazie Benedetta, e adesso li andiamo a vedere. Ed eccoci qui con la versione giapponese di Girl from the Other Side. Andiamolo a sfogliare, il mio primo manga giapponese in assoluto. Mia moglie ne ha diversi che li ha comprati negli anni, ma questo è il mio primo. Quindi andiamolo a vedere, ha una sola coperta, eccola qui, e ha le stesse pagine a colori di quello italiano. E la carta mi sembra diversa, mi sembra migliore, ecco, questa è una carta un pochino più leggera, più ruvida. Mi sembra migliore quella di J-Pop nella versione italiana. Però eccolo qua, guardate che bello, tutto in giapponese. Tra l'altro, giapponese scritte sono cortissime perché con pochi ideogrammi probabilmente riescono a dire quello che noi diciamo con un bel po' di righe. E insomma, eccolo qua, guardate il finale, qui con tutti i credits, eccolo qua, guardate che bello. Bello, grazie Benedetta ancora perché mi piace tantissimo questa edizione giapponese di Girl from the Other Side. Vediamo se riesco a fare una cosa, ci sono riuscito. Eccolo qua ragazzi, comparison time. Questa è la versione italiana, vedete? Le pagine sono molto più spesse e molto più bianche, la carta è molto più spessa e molto più bianca, e questa invece, eccolo qua, guardate, non so se si vede dalla telecamera, ma questa è più gialla e più leggera, mentre infatti pesa molto di meno quello giapponese. Vi faccio vedere il dorso, eccolo qua, e questo era il confronto tra la versione giapponese e la versione italiana, appunto, di Girl from the Other Side, il numero 1. E adesso andiamo a spacchettare il numero 1 di Dr. Stone, eccolo qua, andiamolo a spacchettare. Devo dire che questo cellofano è molto rigido, quindi si spacchetta anche velocemente. Eccolo qua, c'è questa bellissima fascetta in giapponese che lasceremo perché ci piace, perché c'è l'unico che abbiamo in giapponese, quindi c'è insieme a quell'altro, e quindi lo andiamo a vedere. Vediamo anche qui com'è la situazione.
anche qui la carta è più gialla e più leggera, sicuramente più gialla e più leggera di quella italiana. Eccolo qua, stessa bellezza delle tavole. Attenzione, attenzione, meno male che l'ho aperto. No ragazzi, guardate che spettacolo, dentro il numero uno giapponese. Forse c'era scritto qui sulla fascetta, ma c'era scritto qui nella fascetta, ma essendo in giapponese io non lo sapevo. C'è questa bellissima pagina in plastica, è in plastica trasparente, dove c'è un disegno Dr. Stone firmato dall'autore e dal disegnatore. Wow ragazzi, bellissima questa cosa, grande, bellissimo, doppia goduria per questo numero di Dr. Stone in giapponese, veramente doppia goduria. Ha la sovraccoperta, non mi ricordo, no, quello italiano non ha le alette, non ha la sovraccoperta, se mi ricordo bene, perché adesso non mi sembra di vederlo a portata di mano. Eccolo qua. Se c'è qualche esperto, di solito ci sono quando faccio i video, se c'è qualche esperto e sa che come si chiama questo qui, perché è in plastica e c'è il disegno e la firma degli autori, quindi se c'è qualcuno di voi che sa come si chiama, fatemelo sapere, perché mi interessa molto. Eccolo qua, ed è di nuovo comparison time. Eccolo qua, questo è il numero italiano e questo è il numero giapponese. Come vedete questo è squadrato, c'ha il dietro verde che poi è la copertina, vedete, perché non ha la sovraccoperta, quindi richiama la versione giapponese, mentre vedete il dorso è completamente diverso. Eccolo qua, questo è il numero uno italiano e questo è il numero uno giapponese di Dr. Stone, con questa bellissima cartolina in plastica Shueisha Dr. Stone Not For Sale. E niente ragazzi, io non sono così esperto di manga giapponesi, bellissima questa cosa, ditemi che cos'è, datemi lumi. Una volta sbrigata la pratica ringraziamenti e la pratica pezzi giapponesi, insomma, quindi già questa puntata è particolare perché abbiamo due pezzi giapponesi, continuiamo con i manga e sempre con Dr. Stone, perché è uscito, magari se lo metto dritto è meglio, perché è uscito il numero 6. Adesso andiamo a sfogliare il grande Boichi e andiamo a vedere com'è questo numero 6. E dal Dr. Stone giapponese passiamo al numero 6, l'ultimo italiano uscito, bellissima sempre questa copertina, gli diamo un'occhiata perché i disegni di Boichi sono sempre tanta roba ragazzi, sono sempre tanta roba, belli ragazzi. Sono rimasto un paio di numeri indietro, devo recuperare, ma guardate che tavole ragazzi, guardate che tavole. Grande ragazzi, grande. Mi incuriosisce molto, quindi adesso recupererò piano piano la lettura di questo manga. Questo era Dr. Stone, numero 6, Star Comics, 4,50€. Un altro numero 1 ragazzi, un altro numero 1, però ho letto un gran bene, ho visto un gran bene dai video di altri YouTubers, ho letto un gran bene e quindi ho detto, sai che c'è, visto che poi tra l'altro a me mi fanno pure sempre male le ossa, a questo punto, ossa numero 1 da Planet Manga e andiamola a sfogliare. Ed eccolo qua, Stand By Me My Dear, ossa numero 1 di 7. Ah vabbè, quindi anche breve questa serie, Planet Manga, 6,50€. Shintaro Tsubaki, Akira, Uraga e Rui hanno giurato di non rivelare mai il loro segreto. Cosa voglio tenere nascosto? Perché è così importante che nessuno scopra ciò che li unisce? Quando una misteriosa telefonata rompe il silenzio, ha inizio il vero inferno. Diamo un'occhiata alle tavole che devo dire mi sembrano molto belle anche queste tavole. Ne ho sentito parlare un gran bene di questo manga e quindi il numero uno si compra, poi vedremo mano che andiamo avanti, mano che leggeremo, se ci piace e se continuarlo. Eccolo qua, è dotato di sovraccoperta, eccolo qua, e la copertina è identica, è una variante in rosso di quella esterna. Quindi eccolo qua, abbiamo visto il primo numero di Ossa, Stand By Me My Dear di Yae Utsumi. Poi vabbè, abbiamo comprato un po' di buste e poi torna la Marvel, perché sono passato in fumetteria con il numero 2 di I Guardiani della Galassia, con questo simpaticissimo ragazzo che io odio da morire per quello che ha combinato,
in copertina. Andiamola a sfogliare. E i Guardiani della Galassia arriva al numero 2. Adesso poi, dov'è la testa di Thanos? Adesso poi mi fermerò, perché anche qui sto facendo che mano a mano che li leggo poi li compro, perché sennò continuo a comprare e non faccio in tempo a leggerli. Quindi vedremo com'è la situazione qui. Vi faccio dare un'occhiata. Continua tra un mese. Questo è lo scontrino della fumetteria, quindi lo possiamo togliere, che è finito lì in mezzo. E qui abbiamo Guardiani della Galassia numero 3, prossimo numero, edicola dal 26 settembre. Bella anche questa copertina, devo dire. Molto, molto, molto bella. Eccolo qua. Questo era il numero 2, anzi è il numero 2 dei Guardiani della Galassia. Amazing Spider-Man arriva al numero 20. Eccolo qua, sentite. Mamma mia, il profumo dei Marvel panini sono una cosa estasiotica. Bellissimo, bellissimo. Adesso gli andiamo a dare un'occhiata. Anche qui sono rimasto un po' di numeri indietro, devo recuperare. E il nostro Spider-Man raggiunge il numero 20, 729 della serie regolare, Prede Lizard. Eccolo qua, anche qui sono rimasto molto indietro, quindi gli diamo una sfogliata insieme, ma non so minimamente di che cosa stanno parlando, perché sono rimasto molto indietro. Vedo delle azioni concitate, ma delle tavole anche molto 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 belle. Recupererò anche questo. Mi devo mettere sotto un pochino a leggere, perché di alcune serie sono rimasto un po' indietro, perché leggo troppe cose come al solito. Bellissima anche la cover del prossimo numero, del 21, con l'avvoltoio di Amazing Spider-Man in edicola dal 12 settembre, quindi già uscito anche questo. Quando vedrete questo video è già uscito anche l'avvoltoio. Ma questo qui era il numero 20 di The Amazing Spider-Man, Prede Lizard, 3,90€, Panini Comics. Ed eccolo qui il numero di questa settimana di Topolino, il 3329, eccolo qua. Andiamolo a sfogliare come sempre e andiamo a vedere che storie ci sono. Eccolo qua il 3329 di Topolino, come di consuetudine andiamo a vedere che aria tira a Paperopoli. Loading, bellissima, perché la sfera di Amelia si sta caricando come fosse appunto un device. Bellissima questa, anche facile da leggere. E poi qui abbiamo Topolino e il padrone del buio. Soggetto e sceneggiatore Francesco Artibani, Stefano Intini ai disegni con Eta Beta, mi sembra, e dei personaggi strani. Qui ci abbiamo, che cos'è questo? Questo mi intriga, che cos'è questo? Un gigantesco accendino, il colossale macchinario Spider, la colonia di Spider, è la fonte di ioni negative più potente al mondo, c'è una miscela di gas rarefatto, interessante, articolo interessante da leggere, attenzione. Dopodiché abbiamo l'episodio 4 di Qui Qua Qua, in tre paperi in gioco, Grandi Speranze, di Bruno Enna e Alessandro Perina. Qui siamo appunto al quarto episodio, quindi lo sorvoliamo. Sta uscendo l'ultimo numero? Sta uscendo ogni tre mesi in edicola, dovrebbe essere l'ultimo numero, perché erano quattro numeri, se non sbaglio, di Paper Sera. Eccolo qua, qui abbiamo sempre cose così, Vita da Guerre. Ok, qui abbiamo quinto episodio di Qui Qua Qua, in Un Papero in Musiche Dolenti, non Papero in Musica, Note Dolenti, di Marco Mazzarello e Bruno Enna. Anche questo lo saltiamo e arriviamo a Young Donald Duck. Anche questo è un episodio numero 627, Grufus il Magnifico, sesto episodio. Niente ragazzi, episodio 4, episodio 5, episodio 6. Dove sono le vecchie storie autoconclusive? Dove sono finite? Vabbè, questi erano i numeri di questa settimana. Questa non l'abbiamo vista, fermi. Quest'ultima non l'abbiamo vista, mi sa. No, eccola qua, ci stavo perdendo l'ultima storia. Zio Paperone e l'isola furfantesca. Soggetto e sceneggiatore di Roberto Moscato, Donald Soffritti ai disegni. Eccolo qua. E poi abbiamo la copertina del numero 3330, dove si parla appunto di Pallone d'Oro, secondo me. Eh sì. Scalando le dune, insomma, molto interessante. E ricordatevi che finalmente il film evento dell'anno e migliore incasso nella storia del cinema, Endgame, è in DVD e in Blu-ray. Eccoci qua con 3329 di Topolino. Tex inedito arriva al numero 707, La figlia di Satania.
Attenzione ragazzi, attenzione, e dietro c'è una pubblicità interessantissima. Ah, la pubblicità che c'è dietro, andiamola a sfogliare subito. Il nostro buon Ranger è arrivato al numero 707, la figlia di Satania. Intanto vi faccio vedere, ragazzi, questa allergia mi sta uccidendo. Intanto vi faccio vedere la tribù dei dannati, il numero 708, bellissima anche questa copertina, in edicola dall'8 ottobre. Qui continua una storia che era già cominciata nei numeri precedenti. Eccola qua. Diamogli un'occhiata, perché questi disegni di Benevento meritano un'occhiata, ragazzi. Belli, belli davvero. Bei disegni per il nostro Ranger del Texas. Bello, bello, bello. Tex, ragazzi. Tex Wheeler. Assolutamente. Assolutamente. Fine dell'episodio, finisce anche gli episodi. Tornano i grandi eroi del papà di Tex. Attenzione. Oltre al Cepre Tex, Gianluigi Brunelli ha creato altri personaggi su tutto il segno dell'avventura. In questo magazine riscopriamo la sua versione di un classico della letteratura, L'Isola del Tesoro di Robert Stevenson, nell'esplosiva saga del giustiziere messicano Il Kid. Ai disegni c'è un maestro del fumetto mondiale, Dino Battaglia. Un albo di 224 pagine per rendere omaggio a un instancabile narratore di storie. Oddio, questo volume, se non costa una tonnellata, mi sembra da acquistare, ragazzi. Mi sembra da acquistare. E qui dietro, succosa anteprima, perché il 18 settembre esce A Sud di Nogales di Giovanni Ticci. Ragazzi, Ticci io lo adoro, mi piace da morire, ed è uno di quei volumi cartonati di Tex a colori. Abbiamo visto il numero 707 di Tex, la figlia di Satania. La collana di Giro Taniguchi arriva al numero 19 con Furari, eccolo qua. La sulle orme del vento sembra anche questo molto intrigante, ma c'è solo un modo per scoprirlo: sfoglialo, ti prego. Ed eccoci qui con Furari sulle orme del vento del grande Gino Taniguchi, 19° volume della collana. Diamo un'occhiata, perché sono contento. Ah, ragazzi, guardate, a colori poi. Ah, due pagine a colori, due in bianco e nero, due in bianco e nero, no, ogni tanto ce n'è qualcuno a colori. E sono contento che qualcuno mi abbia scritto sotto i video che sta recuperando questa serie, o sta recuperando piano piano, e non c'è fretta, ragazzi. Quindi quando decidete che vi piace una serie, non è che poi vi dovete svenare e recuperare tutti, guardate queste tavole, e recuperare tutti i volumi di questa serie, tutti i volumi di Taniguchi nel giro di un mese. Potete recuperarli anche nel giro di anni, tranquillamente, piano piano ogni tanto ne recuperate qualcuno. Guardate queste tavole, ragazzi, belle, 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 non si smentisce mai. Tanta roba. E mi sembra anche una bellissima storia, ragazzi. Mi sembra una bellissima storia da quello che ho intuito. Questo era il numero 19 della collana di Giro Taniguchi, Furari sulle orme del vento. E adesso vi faccio vedere l'altra particolarità di questo video. La prima erano i due fumetti giapponesi. L'ultima particolarità di questo video è appunto questa uscita, che non è un fumetto ma mi piaceva molto e l'ho inserita negli acquisti fumettosi, per non fare un video a parte, quindi l'ho inserita negli acquisti fumettosi. Sta uscendo questa qui, che è una collana con tutta la mitologia nordica, e quindi avremo, adesso vi dico qualche titolo, avremo Ragnarok, Odino, Thor, Freya, Loki, Idun, Sigfrido, insomma sono tantissimi volumi. Il volume sembra veramente fatto molto molto bene, 2,99, e io il primo l'ho preso, non credo che prenderò gli altri, anche perché vi faccio vedere, sono 4.687 volumi, perché ormai le collane le fanno infinite, però secondo me il primo a 2,99, poi c'è Thor, e quindi andava preso. Adesso lo spacchettiamo e lo guardiamo insieme. Vi volevo dire che dalla fumetteria di Marvel abbiamo preso oggi, questa settimana ho preso solo i Guardiani della Galassia 2 e Amazing Spider-Man, perché devo mettere un attimo insieme tutti i Marvel e capire dove sono rimaste e che cosa mi manca, se no rischio di comprare i numeri doppi. Quindi dalla prossima settimana ritroveremo ancora dei Marvel. E adesso finalmente siamo qui ad aprire questa uscita speciale, che non c'entra niente con i fumetti, ma sempre edicola è, sempre cultura è e sempre lettura è. Eccolo qua, in un mondo emerso dal ghiaccio e dal fuoco, l'ordine lotta contro il caos sotto la minaccia di Ragnarok. Tutte le saghe degli eroi dei vichinghi: Odino, Thor, Loki, Sigfrido, eccetera, eccetera.
andiamo a staccare tutto il malloppo da qui, andiamolo a staccare, così buttiamo il cartone. Dietro ve l'avevo già fatto vedere, ve lo faccio rivedere brevemente, eccolo qua, guardate, questa è una panoramica delle opere. La seconda uscita saranno Loki e Odino a 9,99. Loki è la profezia di Ragnarok e Odino è i 9 mondi. Se vi interessa la mitologia di nordica, fa per voi. Qui c'è ovviamente, come sempre, l'offerta, la proposta, quella appunto per abbonarsi e quindi per avere più volumi scontati, avere un regalo, un'agenda da viaggio, splendide stampe mitologiche molto belle, ma a noi non ci interessa, o almeno a me non interessa. E qui ci fanno la presentazione dell'opera, ragazzi, diamo un'occhiata al volo, eccola qui la presentazione dell'opera, un'edizione destinata a diventare un classico. Le Edda sono i manuscritti che costituiscono la fonte principale della mitologia nordica, la più antica delle Edda, la Edda poetica, contiene frammenti che risalgono al X secolo e che sono giunti miracolosamente ai nostri giorni. Qui c'è anche un po' di storia di come nascono queste. Ah, guardate che bella, i 9 mondi della mitologia nordica, bello, questo è un bel poster, questo mi sa che me lo tengo. E anche cultura, insomma, ragazzi, anche cultura, perché c'è l'albero con tutti i 9 mondi della mitologia nordica spiegati, vedete qua, spiegati uno per uno. Bello, molto bello questo poster, mi piace, questo me lo tengo, non si sa mai che un giorno io lo possa incorniciare. Ma adesso siamo qui, questo volume sembra fatto molto molto bene, anche se è stampato e non è a rilievo come magari quello che era un pochino a rilievo, era fatto un pochino meglio, che era quello di Jules Verne. Però insomma la grafica è molto bella, anche se è solo stampata, vedete, non c'è niente a rilievo. Eccolo qua, Thor il potere di Mjolnir, sembra un coso di Aldo Giovanni e Giacomo, Mjolnir, eccolo qua. Devo dire che anche la qualità di stampa merita, è scritto anche abbastanza grande, quindi anche una lettura facile da leggere anche nel tempo libero, ragazzi, io vi faccio sfogliare, sono parole di un libro, è un fumetto, quindi insomma, vabbè, niente, 2,99 io l'ho preso il primo numero, poi era Thor, quindi andava preso, anche se, ripeto, pensavo un pochino fosse a rilievo, fosse un pochino, invece è solo una stampa, è solo una foto, un disegno del volume appunto inciso. E devo dire che la serie, quella di Jules Verne, è fatta molto meglio, perché anche a rilievo è satinata, insomma è fatta un pochino meglio, questo è un pochino più scadente, però il primo a 2,99 va preso. Ok ragazzi, spero che anche oggi questa puntata specialissima vi sia piaciuta, perché abbiamo aperto con gli acquisti giapponesi, ragazzi, abbiamo dei manga in giapponese venuti direttamente da Tokyo, e poi l'abbiamo chiusa con la mitologia nordica, con il libro del grande Thor, quindi una cosa particolare, quindi puntata speciale con in mezzo tanti 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 bei fumetti e anche una nuovissima serie manga da scoprire. Nell'info box e nella schermata finale vi lascio www.8-bit.eu, il sito dal quale avere accesso a tutto il mondo di 8-bit. Tutto il mondo di 8-bit, ondeggiate insieme a me. E sì, non lo so, deve essere qualcosa nell'aria oggi. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi, condividete. Se per caso aveste dei fumetti, delle action figure, qualunque cosa nerd da vendere, venite su Facebook, cercate l'Emporio di Sheldon, approviamo le iscrizioni io e mia moglie. Più saremo e più sarà facile comprare, vendere, scambiare tutto ciò che ci fa battere il cuore. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8-bit e siete sul canale più nerd di YouTube. Arigato.